una passione che ci unisce, caro Matteo, come tu ben sai. Non a caso i nostri percorsi si sono incrociati. Si festeggia un maestro con quelle usanze che sono proprie del mondo umanistico, che è quella di offrire degli studi che hanno per oggetto un argomento in cui il festeggiato si è particolarmente distinto. La capacità di Matteo di saper leggere i testi, di riuscire a non solo a penetrarli, ma anche a essere in grado di comunicare il senso profondo del testo ai suoi alunni, ai suoi ascoltatori, ai suoi lettori, è tale che più miscellane in onore, con più tematiche si sarebbero dovute fare per me. Esiste sempre un po', come dire, la percezione che il tempo passa, le cose prendono la loro direzione, però devo dire, sentire attorno tante persone, vedere l'affetto di tante persone è una cosa che insomma, ti aiuta a stare meglio. E se uno deve diventare, io gioco sempre con la parola postumo, nel senso che dico sono un professore postumo, ma lo dico da molti anni, perché per me postumo significava in qualche modo provare a guardare dall'alto, da fuori le cose e misurarne anche qualche volta l'inconsistenza. C'è il rischio che adesso io divenga postumo in maniera letterale, oppure per usare un altro dei miei grandi amori, che io possa essere un walking dead, un morto che cammina. Detto questo, però proprio l'affetto di tutte queste persone sono quelle che ti impediscono di essere un morto che cammina, perché è il calore dell'affetto che in fondo ti ricorda che esiste una vita bella, piena. Il 20 giugno siamo insieme a uno dei nostri colleghi più brillanti, più intelligenti, anche più simpatici, dobbiamo dirlo, Matteo Palumbo, che è uscito dai ruoli, cioè è andato in pensione un anno fa, e adesso festeggiamo un volume di studi in suo onore che tratta il Rinascimento, che è stato uno degli aspetti che con più amore e attenzione Matteo Palumbo ha seguito nei suoi studi nel tempo. E dal Medioevo fino al Novecento inoltrato ha coperto per tutta la letteratura italiana, ma che ha fatto del Rinascimento e in particolare di Guicciardini, Francesco Guicciardini, il centro della sua riflessione.